Adesso è a fuoco, ok, vai. Benvenuti, sono contentissimo di essere, orgoglioso di essere anche quest'anno il presentatore del concerto della banda Gerolamo Caviglia. Anche quest'anno, come dicevo, quindi presentatore di questa serata che ormai è una tradizione proprio di quest'anno, ogni anno, quindi per il concerto, per l'inizio delle festività natalizie, la banda Gerolamo Caviglia ci delizia appunto di un concerto. Tra l'altro questa sera, oltre al programma che molti di voi hanno già visto sul fogliettino, sulle vostre sedie, ci sono anche due chicche, due sorprese che adesso non vi anticipiamo assolutamente. Ma entriamo subito nel vivo del concerto, quindi ringraziando innanzitutto la scuola Domenico Antonio Spalatro, quindi l'Auditorium Spalatro, dove ci troviamo questa sera, e il preside Lo Conte, quindi, che tra l'altro è anche lui musicista, quindi è uno che ci tiene poi a certe cose e che quindi ci ospita quest'anno. Ed entriamo subito con il primo pezzo, perché è davvero un concerto nutrito questa sera. Cominciamo con un classico dell'opera, che è il Nabucco di Giuseppe Verdi. Ci troviamo più o meno nel periodo risorgimentale, anche per lo stesso Verdi. In quel periodo morì la moglie, due figli, e un'opera che aveva composto lui, adesso non mi so dire il nome, fu un insuccesso, quindi poverino, stava un pochettino disastrato. Ma grazie, maestro. Era un giorno di regno. Un giorno, sì, esatto. Non fu un grosso successo, vero? Ma fu un grosso successo, quindi lui, a quanto pare, potete capire un po' l'umore di questo grande genio italiano che avevamo, però grazie a una commissione che abbiamo fatto proprio in quei giorni, appunto, del Nabucco, riscosse poi parecchio successo, insomma, riacquistò quello che era il suo grande personaggio. Tra l'altro, dicevamo, periodo risorgimentale non solo per Verdi ma anche per l'Italia, tant'è che lo stesso popolo italiano in quest'opera, il Nabucco, si rivede, perché il Nabucco parla appunto dell'opposizione di Normandia, della soppressione di Nabucodonosor, il re Nabucodonosor dei babilonesi, su il popolo ebraico, quindi a quanto pare gli italiani si rivedevano un po' in quel periodo perché sottoposti a quello che era un po' il potere austriaco dell'epoca. Insomma, facciamola breve. Adesso con un grossissimo applauso accogliamo il maestro, quindi il Deus Ex Machina un po' di tutta la serata della banda Gerolamo Caviglia, il maestro Mauro Di Mauro. Thank you.
Thank you.
pensiero sulla ritornata, però dovete sapere che poi c'era l'altro fraseggio che diceva: o mia patria si bella e perduta. Quindi voi immaginate gli italiani a fine opera, contichiamo queste cose, gli austriaci che gli rodeva il fegato e dice: guarda un po'. Però storia passata che ogni tanto si ripropone, c'è ancora qualcuno che vorrebbe distaccarsi dall'Italia o comunque non vorrebbe l'Italia unita, l'Italia che poi, un'Italia che è stata pagata col sangue soprattutto di noi meridionali. Adesso lasciatemi essere un pochettino cattivo, voi non lo siate perché siamo a Natale, ma io lo posso dire, non c'è problema. Bene, storia passata, come dicevamo, ma veniamo un pochettino ai giorni, quelli un po' più moderni. Facciamo un tuffo negli anni 80 per quelli un po' più anzianotti come me. Esattamente 1980 c'è un gruppo e anche delle sonorità che scoprono delle radio pop, i quali vestono un po' a modi di tardo barocco, e le sonorità sono appunto quelle. Stiamo parlando del Rondò Veneziano, un progetto che nasce, come dicevo appunto, in quegli anni in cui ci si rifà un po' alla vecchia Venezia, la Venezia con il carnevale storico che proprio in quegli anni viene ripreso e riportato in auge, e c'è questo progetto discografico grazie a Giampiero Reverberi che gli viene chiesto qualcosa di nuovo nelle radio e nel campo musicale, e lui propone questo gruppo di ragazzi vestiti in questo modo, con questo strizzare l'occhio un po' alla musica del barocco, niente a che fare con il classic rock degli anni 70, quello è tutta un'altra cosa, e quindi nascono questi miscugli e questa fusione tra sintetizzatori, basso e poi archi e musica da camera, e appunto nascono il Rondò Veneziano. Il maestro Mauro Di Mauro questa sera ha scelto per noi un classico appunto di dell'album di quell'anno, La Serenissima, proprio dedicata a Venezia, e che era intitolato Sinfonia per un addio, dai Rondò Veneziano, la nostra banda Gerolamo Carigna. Thank you.
è terminato, se vogliamo, la prima parte del concerto. Come dicevo, ci sono delle piccole sorprese all'interno di tutto il concerto, e la prima è questa. Dovete sapere che è nato una specie di gemellaggio, comunque un incontro che ha avuto proprio questo turno tra la banda Gerolamo Cariglia e un'associazione di musica folk e ballo folk di standard, la Vestese, praticamente, della Tarantella. Intanto cominciate anche a prepararvi, prego maestro, dove praticamente è nato questa specie di gemellaggio per una poesia, della tradizione piestana, il presepe di Dinuccio, musicata, e quindi noi adesso andiamo a sentire un pochettino com'è questa poesia appunto musicata, quindi recitata e suonata. Il
comandante dei vigili della Polizia Municipale, Gaetano Di Mauro, che è anche qui in platea con noi, e sopra. Una domanda secca al vice sindaco e una richiesta, proprio approfittiamo del microfono. Lo organizziamo un concerto di Crisma, vediamo se sono ancora vivi, almeno due fan ce li ha sicuramente, li faccio venire qua. Se sono vivi, perché no? Vedete che sono vivi, sono vivi. E allora, a Natale prossimo i Crisma, quindi faccio un bel concerto per i Crisma, niente male. Devo dire però invece per questo Natale 2019 che abbiamo cominciato proprio col botto, ieri sera sono cominciati i festeggiamenti e credo che tutta Vieste sta comunque, si sta galvanizzando per questo Natale. Innanzitutto buona serata a tutti e permettimi prima di rispondere a questa domanda, io volevo ringraziare la banda, Caviglia, tutti questi splendidi ragazzi, il maestro, il presidente, Massimo Matteo. Vi ringrazio veramente. Innanzitutto mi fa piacere ogni volta vedere sempre più ragazzi, quindi la passione che ci mettono nel far avvicinare questi ragazzi alla musica, che credo sia fondamentale proprio nella crescita dei ragazzi e per farli diventare adulti. Quindi è una grandissima opera culturale e anche di capacità di aggregazione notevole ed importante, soprattutto nella fase della crescita dei ragazzi. Tu suoni qualche strumento? Io ho suonato per tanti anni il pianoforte, quindi so che cosa significa, l'ho suonato per 7 anni e devo dire che ho avvertito anche la necessità, poi crescendo, di vivere il pianoforte e la musica, come dicevo io, perché all'inizio non vi nego che l'idea di fare il solfeggio non lo scorderò mai, era un incubo, e quindi conciliarlo con la scuola non era facile, però ritengo che nella crescita di ogni ragazzo sia fondamentale, quindi il ruolo che la banda, le bande, le associazioni hanno sul territorio è molto importante, motivo per cui come amministrazione collaboriamo molto con loro, infatti ci tengo anche a ringraziare tutte le associazioni e in questo caso anche la Cariglia per il supporto che stanno dando anche nell'ambito delle manifestazioni natalizie, perché considerate che noi abbiamo lasciato dall'anno scorso la gestione proprio della casetta di Babbo Natale alle associazioni che si alternano quindi da ieri fino al 6 di gennaio per aprirla, per renderla visitabile, quindi possono poi all'esterno di quello spazio fare le attività che ritengono necessarie, oltre al fatto che c'è una collaborazione, e in questo ringrazio nuovamente la banda perché anche con loro abbiamo una bella collaborazione nell'arco di tutto l'anno, quindi quando abbiamo bisogno loro di noi e noi di loro ci siamo, e questo ovviamente è fondamentale. Devo dire che le due bande sono due realtà veramente importanti di Vieste, perché sono ormai da tantissimi anni, forse il maestro Di Paso ci può dire quando è nata la prima banda a Vieste, maestro? La prima proprio, quelle... Addirittura, quindi abbiamo davvero una tradizione lunghissima di banda, quindi è importante che continuino ad esserci. Oltre invece a questo Natale organizzato, il vice sindaco e assessore al turismo fa anche i dolci a Natale o... No, in realtà mi piacerebbe tanto imparare a fare i dolci nostri, però io da mamma marchigiana, da nonna mattinatese, devo dire che non sono capace di fare nessun dolce quest'anno. Allora c'è mia suocera che devo dire si presta a farmi vedere quali sono quelli nostri tipici. Però colgo oltretutto l'occasione a nome mio e ovviamente di tutta la giunta, del sindaco, di farvi i più calorosi e sentiti auguri di buon Natale e di buone feste, con l'auspicio che questo possa essere per tutti veramente un sereno Natale nell'animo, nello spirito, nella salute, augurandoci insomma che l'anno che venga, che verrà, sia migliore di questo. Noi ce la stiamo mettendo tutta per lasciarvi un paese migliore. Quest'anno, come avrete potuto vedere, abbiamo investito molto sul Natale, perché riteniamo che sia la festa prima di tutto dei bambini ed è giusto che anche Vieste e viestani soprattutto possano vivere questa atmosfera magica che si può vivere in qualunque altro posto d'Italia, soprattutto per fare in modo che chi non ha la fortuna di poter uscire fuori possa godere anche di queste feste. Motivo per cui, non so se avete avuto modo ieri di partecipare, abbiamo dato insomma la cittadinanza soprattutto ai nostri bambini, anche perché io ritengo che questa sia la festa soprattutto loro e anche di qualche adulto che riesce ancora a vivere quella fanciullezza o che non vuole crescere proprio. Non vuole crescere.
crescere. È un parco giochi gratuito che è a disposizione dei nostri bambini. Abbiamo investito molto anche sulle luminarie, garantendo, insomma, allestendo con le luminarie un sacco di strade che prima non avevano, insomma, l'onore di averlo. Abbiamo una serie di attività che tutte le sere riusciranno ad allietare queste nostre serate. E ovviamente insieme a quello che facciamo noi ci sono quello che fanno le associazioni, che ovviamente riempiranno questo bello corposo calendario natalizio. Quindi vi invito, oltretutto, a chi vorrà rimanere a Biesse al 31, faremo la prova per il primo anno del Capodanno in piazza, con la speranza che venga accolto positivamente, così potremo replicarlo. Quindi tentiamo quest'anno con il Capodanno in piazza. Poi avremo nuovamente l'appuntamento del gospel in cattedrale, l'appuntamento del concerto del primo dell'anno, diciamo, ovviamente ce ne sono tante altre, per cui invito tutti, se il tempo ce lo permetterà, a partecipare e a vivere insieme, insomma, questa atmosfera magica che è Natale. Grazie, grazie davvero. Ecco, ripetuto più volte che il Natale è un po' la festa dei bambini. È vero, il Natale è quello un po' più glitterato, quello più patinato, ci riporta un po' a ritornare tutti i bambini, ma soprattutto a dedicare i bambini. Infatti l'altra sorpresa di questa sera, prima di cominciare la seconda parte del nostro concerto, vede protagonista proprio un bambino che tra l'altro è da pochi mesi componente della banda Gerolamo Caviglia. Grazie a lui, il maestro Di Maso, che abbiamo qui in sala, Giovannangelo Di Maso, facciamo un applauso, e grazie a lui che ha fatto nascere questa marcetta che ha dato proprio il nome a questo bambino. La marcetta nasce con, comincia naturalmente con un solo di quattro battute, proprio un solo di tamburo come solista. E da questo suono, appunto, da queste battute che ha creato questo bimbo che adesso vi presenterò, il maestro Di Maso poi ha sviluppato questa marcia che andremo a sentire e che ha dato il nome appunto di questo bambino, Mario. La marcia si chiama Mario, il bambino è Mario Langianese, come possiamo vedere dov'è? Forse la sopra che stiamo vedendo. E quindi andiamo ad ascoltare questa marcetta. Mario. Thank you.
Ma che bello, che bello, che bello. Maestro, credo che questa la sentiremo anche per strada nelle prossime feste, nelle prossime uscite della banda Geronimo Caniglia. Maestro Di Mauro. La sentiremo, andate a seguire, guardate che è bellissima, perché tra l'altro è nata. Ma dobbiamo stampare in formato libretto. Quindi più piccolo. Eh sì, da fare assolutamente, perché la vorremmo sentire adesso nelle prossime festività di estate, quindi è qualcosa totalmente di estate, ispirata da un bambino viestano, composta da un maestro viestano, quindi ancora un applauso, bravi, bravi, bravi. Esatto, prodotto del territorio, scherziamo, era questo proprio l'importanza della banda viestana, quindi di questa realtà viestana a tutti gli effetti. Bene, riprendiamo il nostro concerto, quello natalizio, quello più classico. Infatti lo facciamo con un bellissimo pezzo di un brano, di un pezzo di Jacob De Haan. Jacob De Haan è un musicista olandese, ancora vivente, un compositore, e soprattutto un compositore per pezzi di banda. Il pezzo che andiamo a ascoltare è un estratto da Dakota di Indian Sketches, quello che ha scelto il nostro maestro Mauro Di Mauro. Indian Sketches racconta un po' la storia di indiani Sioux, sia della Dakota del Sud che del Nord, è composta da 5 movimenti esatti. Noi ascoltiamo il primo, che è appunto The Great Spirit, racconta un po' di come il grande spirito, il Dio appunto di Opera Rossa, ha creato il tutto, il mondo e l'universo intero. Quindi il Great Spirit da Dakota, di Indian Sketches, la banda Geronimo Caniglia. Thank you.
racconta, quindi già cambiamo. E allora, torniamo invece adesso a Hans Zimmer, extrasinistra degli Ultra Box, Bengals e i CRISPR. Stasera torniamo a casa di qua, non avete chi erano questi clip, ma andiamo su Spotify e andiamo ad aumentare gli ascolti. Torniamo a Hans Zimmer, come vi dicevo, forse non fortunato come tastierista di musica pop e rock, però molto fortunato come compositore di colonne sonore. Tant'è che sono circa 20 anni che praticamente, esattamente nel 2000, che gli viene chiesto di comporre la colonna sonora per Il Gladiatore. Insieme a Lisa Gerrard, la cantante che proprio a termine di EDP, all'epoca erano di EDP, quindi a termine del disco, canta We Are Free Now, che questo sarebbe il medley di due pezzi che sono un po' il tema principale della colonna sonora, Elysium e Honorim, che tra l'altro sono quelli più famosi, quelli che andremo comunque ad ascoltare questa sera, appunto da questo sunto della colonna sonora del Gladiatore di Hans Zimmer, sempre la nostra carissima banda Geronimo. Thank you.
E invece adesso veniamo ad un pezzo gospel. È un genere musicale che ultimamente a Vieste quindi stiamo godendo soprattutto nei periodi natalizi, tant'è che, come ricordava il nostro vice sindaco e assessore al turismo, anche quest'anno avremo il concerto gospel in cattedrale. Quindi questa sera andremo ad ascoltare questo pezzo che è un classico del gospel, o Epideo. Epideo è un brano inciso nel 1967 da Linwin Hawkins Singers nell'album Let Us Go Into the House of the Lord. E sebbene sia un pezzo prettamente pasquale, perché parla comunque di perdono e di conversione, infatti nelle chiese protestanti viene cantato soprattutto per la cresima e la comunione, in Italia invece assume un'atmosfera natalizia, questo grazie a uno spot del 1980, esattamente, di un noto spumante. Vi ricordate la marca dello spumante? Se ricordi Crisma ti devi ricordare anche lo spumante. Era l'asticizzato, sono maderato, non so se lo fanno ancora, che festeggiava un po' il Capodanno, quindi con questa musica qua, questa canzone Oh Happy Day. Però ecco, ripeto, una canzone pasquale, però poi assume questa atmosfera natalizia qui in Italia. Quindi andiamo ad ascoltarci questa Oh Happy Day, 15 giorni. Quando un artista
le crea, le fa, che ne so, una chiesa, una Gioconda, una qualsiasi opera d'arte o un pezzo musicale, mentre l'artista lo sta facendo, sta pensando, lo fa con l'intenzione che diventerà qualcosa di immortale, infinito, o poi è qualcosa che invece si verifica senza volerlo. Certamente l'arte è così, uno lo fa e poi non si rende conto che diventa immortale, diventa un classico. Questo credo sia successo anche con un pezzo moderno, prettamente natalizio, All I Want for Christmas is You, un pezzo di Mariah Carey, che praticamente nel 1994, quando lo scriveva, probabilmente neanche lei avrebbe mai pensato che diventava un classico del Natale. Cioè praticamente quando noi pensiamo a Tu scendi dalle stelle, Astro del cielo e altri pezzi, c'è anche All I Want for Christmas is You, perché è diventato davvero un classico del Natale. 1994, parliamo di 25 anni, quindi sono già 25 anni che ogni Natale uno canta o comunque si rifà questa canzone. Pensate un po' che nel 2016, quando ancora si vendevano dischi e LP, questo ha venduto più di 16 milioni di dischi. Se adesso andate sulle piattaforme, quelle digitali, vale a dire Apple Music o Spotify, che è quella un po' più popolare, io l'ho controllato la settimana scorsa quando mi preparavo la presentazione di questo concerto, era arrivato la bellezza di 556.605.163.000 ascolti. Cioè più di 556 milioni di volte è stata ripetuta questa canzone, ma questo solo da quando esistono le piattaforme digitali. Quindi immaginate da quando è nato, quindi dal 1994, quante volte è stata ripetuta. Questo ormai è il capolavoro della musica natalizia, della musica di Natale. Tra l'altro anche il testo non è niente male, perché parla di un Natale che non è fatto solo di doni o di regali, ma la cosa che lei o comunque lui vuole di più è che torni il proprio fidanzato, insomma il proprio amore. All I Want for Christmas, tutto quello che voglio per Natale is you, appunto sei tu. La banda Gerolamo Cariglia, dirige sempre il nostro maestro Mauro Di Mauro.
Adesso è Natale, direbbe altro spot pubblicità, quanto siamo farciti di pubblicità. All Over for Christmas is You, bellissimo pezzo di Mariah Carey, quindi che ci porta quasi al termine del nostro concerto. Infatti siamo all'ultimo pezzo di questa sera, anche questo un classico di Natale, Jingle Bell Rock di Bob Helms, inciso nel 1957. Pensate che questo pezzo poi è stato cantato dai più grandi singer americani, e io, facendo un po' le mie ricerche, sono andato a vedere un pochettino, parliamo di Chevy Chaker, di Paul and Paula, Herb Alpert, Del Rione, John Oates, fino a quelli più moderni come Gary Duff, Lindsay Sloan, che noi riconosciamo, i nostri figli sicuramente li conoscono perché sono le cantanti più giovani, e fino al 2006 sono parlato da Billy Idol, grande rocker. Invece indovinate un po' chi l'ha cantata in Italia, cioè dopo tutti questi nomi, immagino che cosa, Cristina D'Avena. E vabbè, però in qualche modo vamo a accontentarci, però poi ci ha fatto ben sperare, perché nel 2013 c'è addirittura una versione divina che è eccezionale, vero? Molto bella. Invece noi questa sera ci ascoltiamo quella della banda Gerolamo Caviglia per concludere un po' il nostro concerto, Jingle Bell Rock. Fino adesso ragazzi ci hanno fatto loro l'applauso, adesso facciamogli noi un applauso al pubblico qui presente. Quei fogliettini che avete dietro ci sta l'indirizzo, come fare a contattare il maestro per l'iscrizione. Se avete un vicino di casa, un nipote, un cugino, un papà, un nonno, invitateli a venire alla banda. Volevo ringraziare all'altra banda, cioè la banda che intendo io, non è degli amici della Rinaldi, salutiamo anche loro, ma volevo ringraziare perché noi oltre a questa banda abbiamo un'altra banda,
sono la banda dei genitori, dei ragazzi, che supportano i figli a far venire a musica, a suonare i ragazzi. Perché? Invece i genitori li supportano a far venire la banda. E poi volevo ringraziare i mariti che hanno le mogli che suonano e le mogli che hanno i mariti che suonano, che consentono loro di far tenere questo hobby che per loro è molto importante. Grazie a tutti, buon Natale. Grazie Presidente, buon Natale a tutti. Naturalmente, per quanto riguarda questo appuntamento, è fissato tutti gli anni. Adesso godiamoci il Natale quest'anno. Ancora tanti auguri. Thank you.
Giamma salva. Buone feste!